A Scolpire in Piazza ci sono anche altri artisti, non solo gli scultori. Qui con noi c'è Gloria Villanelli, maioliche, ceramiche, un po' di tutto. Sì, sono maioliche, quindi sono praticamente ceramica smaltata e sono tutti articoli d'arredo e di illuminazione. Ormai da diversi anni ci siamo specializzati in questo tipo di soggetto che praticamente amplia da le applique, le plafoniere e le sospensioni. Sono tutte cose di creazioni tue che hai ideato te e poi realizzato di conseguenza. Sì, esatto. Noi creiamo anche su richiesta del cliente molto spesso, per cui da un'idea del cliente o di un architetto nasce poi l'articolo. Quanti anni è che hai questo, non hobby, perché poi è un lavoro? Esatto. È nato da una passione ed è diventato lavoro e ormai sono 13 anni. È anche un laboratorio, vero? Sì, abbiamo un laboratorio qui a Sant'Ippolito, sulla via principale, e poi ovviamente abbiamo anche un sito internet con il quale lavoriamo abbastanza bene, e abbiamo in Italia diversi rivenditori che hanno i nostri prodotti, per cui... Però se noi volessimo acquistare via internet o comunque anche solo vedere quello che produci, ci dai il sito, il link? Ok, il sito è ovviamente www.maiolichedautore.com. Perfetto, grazie mille Gloria. Prego. Arrivederci. Altro artista di Sant'Ippolito è Sonia Zanelli, stilista, fotografa e artigiana del vetro con un'esperienza di oltre 16 anni. Sonia utilizza l'antica tecnica della lavorazione Tiffany per realizzare oggetti d'arredo e vetrate per porte veramente unici, perché interamente realizzati a mano. Potete contattare l'artista su Facebook alla pagina Vetrarte, Vetrate Artistiche.